L'anticipazione per una newco può essere fino al 25%, scusate, fino al 75% sempre su fideiussione bancaria. Che cosa significa questo? Che il sistema bancario in queste iniziative ci deve credere. L'erogazione viene fatta evidentemente dopo la concessione del contributo, la banca, chiunque essa sia, sa che c'è stata una valutazione, nei termini che vedremo dopo, molto puntuale e attenta da parte dell'ente pubblico. Queste sono le percentuali di intervento, sono altissime, sono ai massimi. Una piccola impresa, se non è prioritaria, l'iniziativa prende il 60% per la ricerca industriale come base e prende il 60% per la ricerca industriale, prende il 40% per sviluppo sperimentale. Ma se è prioritaria, e vedremo poi quali sono i campi, prende il 70% e il 45%. E poi c'è la possibilità di prendere delle maggiorazioni. In media, una piccola impresa sta fra il 60% e il 70% di un progetto complessivo. Una media fra il 50% e il 60%, forse anche di più. La grande è intorno al 50%. Le percentuali di prima sono in procedura valutativa. Li valutiamo noi i progetti di ricerca per vedere se valgono quelle percentuali di intervento. Possiamo utilizzare anche una procedura automatica. Ci fidiamo dei vostri esperti, di quelli che pagate voi, sostanzialmente di una perizia giurata, di un esperto che giura in tribunale che voi avete fatto ricerca nei termini che sono stati indicati prima. Le percentuali sono più basse. Cos'è prioritario per la provincia? Questi sono i quattro ambiti. ICT, energia e ambiente, edilizia sostenibile, tutti gli spin-off, gli start-up della ricerca e tutti quei progetti che contengono consulenze per un importo consistente e significativo con organismi di ricerca locale, università, FBK, Edwin Mac sostanzialmente, per un importo significativo, quindi almeno il 10% del valore del progetto. Cosa vuol dire? Che se io ho una consulenza con uno di questi organismi di ricerca perché mi serve per completare il set di conoscenze utile per arrivare a fare il prodotto, che mi serve, dal 60, se sono una piccola, passo automaticamente al 70% in ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale dal 40 al 45. Le altre percentuali evidentemente seguono per la dimensione di impresa. Maggiorazioni. Le maggiorazioni ve le riporto testualmente così, sono indicate dalla Commissione europea, non vengono utilizzate perché riguardano casistiche molto particolari. Di queste soprattutto una mi viene chiesta, ce n'è una che prevede la collaborazione con un organismo di ricerca che sostenga almeno il 10% dei costi della ricerca. È il caso, questo qui, il secondo, e dice che cosa vuole la Commissione. Vuol dire sostanzialmente che io faccio un progetto congiunto ad esempio con l'Università di Trento e l'Università di Trento si paga a lei almeno il 10% del valore di questo progetto, cosa che mai è successa fino adesso, perché manca uno strumento sostanzialmente in provincia di Trento che favorisca questo tipo di unione. Probabilmente in giro per Europa qualcosa c'è che funziona al riguardo. Quella maggiorazione che funziona invece è questa, 15% con i massimali previsti nella tabella di prima per chi pubblica i risultati del progetto di ricerca, non i segreti industriali, no? Ma i risultati del progetto di ricerca e quindi, come dire, rende di dominio pubblico quello che è stato il risultato di un progetto agevolato dalla pubblica amministrazione. Oppure se fa software lo fa open source e lo rende in qualche misura disponibile. I progetti di ricerca possono essere piccoli o grandi, per noi vanno bene tutti, basta che vadano bene perché voi facciate business. Basta che stiano almeno di 25.000 euro di spesa, arriviamo a un massimale di 3 milioni di euro di contributo, il che significa che una grande impresa può arrivare a presentarci una domanda intorno ai 5 milioni e qualche cosa, agevolabili. Okay? Per una piccola impresa ci possono essere importi più bassi. Il limite è derogabile in quella che chiamiamo la procedura negoziale. Non più tardi di qualche mese fa avete visto una delibera della giunta provinciale che ha dato una deroga per un progetto congiunto Dana-Bosch, è una delibera pubblica, andate sui giornali, non sto rivolando un segreto industriale, un progetto che dovrebbe cubare circa 20 milioni di euro. Attenzione, da 3 milioni a 7 milioni e mezzo di contributo dobbiamo segnalare alla Commissione europea, sopra i 7 milioni e mezzo dobbiamo chiedere il permesso alla Commissione europea per concedere.
perché non lo dà per scontato che non falsi la concorrenza. Procedure: valutativa, negoziale e automatica. L'automatica è quella che noi non valutiamo, quindi ci fidiamo del vostro esperto. Arriva fino a 500.000 euro di spesa, percentuale da 20 al 15%, quindi più basse, sempre spese dopo la data della domanda, non più come prima. Valutativa, valutiamo il progetto di ricerca e vale per importi fino a 1,5 milioni di euro. Negoziale, sopra il 1,5 milioni di euro, per le NewCo sempre, per i centri di ricerca sempre. Che cosa vogliono dire queste procedure? Allora, la procedura valutativa parte un esame in parallelo, vedete che siamo sui blocchi di partenza su queste slide, come lo siete voi, lo siamo noi, presentata la domanda, noi la mandiamo a Trentino Sviluppo per l'analisi di sostenibilità economico-finanziaria e la mandiamo al servizio università e ricerca perché vengano nominati uno, due o più esperti per la valutazione del progetto. Dopo un mesetto dalla domanda vi proponiamo un incontro con Trentino Sviluppo per chiarire gli aspetti della sostenibilità economico-finanziaria. Alcuni di voi in sala hanno avuto l'onore o l'onere di subire questi incontri. In parallelo vengono nominati questi esperti e di solito dopo una sessantina di giorni, entro una sessantina di giorni, arriva una visita in azienda di un esperto che non vi conosce, è anonimo, accompagnato da un collega del servizio finanza e ricerca, del servizio università e ricerca e da uno dei miei dipendenti. I due referti convergono nel comitato per gli incentivi. Non è più quel comitato tecnico scientifico per la ricerca che valutava solo il progetto di ricerca per la parte scientifica. Oggi si valuta tutta l'impresa, onde evitare di prendere delle cantonate spesso, e poi si concede o si diniega. Tempo, 90 giorni netto, lordo. Normalmente vengono fuori 4-5 mesi. Prima, per chi ha esperienza, avevamo esternalizzato il servizio su una banca. Procedura negoziale. La procedura negoziale prevede la prima fase che è uguale a quella valutativa. Se è favorevole l'esito, c'è un passaggio di confronto con le parti sociali. È previsto un accordo sindacale e un accordo con la giunta provinciale. Un accordo sindacale evidentemente per la socializzazione delle ricadute pubbliche, soprattutto occupazionali, e l'accordo invece con la provincia è dire che cosa evidentemente l'impresa dà rispetto al contributo. Stiamo parlando di contributi per spese sopra 1,5 milioni di euro, oppure per centri di ricerca di grandi imprese o medie imprese, oppure per le NewCo. Tutto è negoziabile alla domanda, tranne due cose, ma tutto tra virgolette evidentemente. Un livello di patrimonializzazione minimo dell'impresa, che non può essere inferiore al 15%, cosa vuol dire che se io investo 100, l'imprenditore deve rischiare almeno il 15. Non accettiamo chi non rischia di suo. E disposizione di coerenza con le regole europee. Procedura automatica, quella che dicevo prima, è su rendicontazione in autocertificazione con perizia giurata. Informatizzazione, tutto è stato informatizzato, non so se è un bene o un male, però credo che sia ormai una tendenza, quindi le domande si presentano solo online, le comunicazioni solo in via telematica e c'è uno sportello, si chiama sportello impresa sul sito di agenzia, la PEC si usa per le comunicazioni con l'impresa e anche la rendicontazione delle spese avviene per via telematica, con l'obiettivo di velocizzare e ridurre i costi e risparmiare un po' di carta. Cosa succede se il progetto di ricerca fallisce? Bella cosa. Prima non era disciplinato. Considerate che questi contributi, lo prevede l'articolo 5 della legge, servono per avere ricadute produttive, quindi occupazionali e finanziarie sul territorio della provincia. Se il progetto non va a buon fine, queste ricadute non ci sono. Regola nuova, se l'impresa continua a produrre e mantiene i livelli occupazionali che aveva la data di presentazione della domanda, quindi un'impresa territorialmente radicata che c'è, e il fallimento del progetto di ricerca che era stato validato positivamente non dipende da cause di negligenza imputabile all'azienda, se il comitato ci dà l'ok, confermiamo il contributo. Ovvio che le cose cambiano per chi invece non fa produzione, quindi chi parte da zero caricando costi con NewCo o negozia in procedura negoziale o il contributo non lo riceve. Obblighi.
utilizzare i risultati della ricerca sul territorio provinciale, se no cosa le diamo a fare se non abbiamo ricadute produttive ed occupazionali? Produrre beni o servizi al termine del progetto di ricerca. Per 5 anni se il contributo arriva fino a 1,5 milioni, per 10 anni se è superiore a 1,5 milioni. Obblighi di radicamento forti. Non c'è più, o comunque non ci può essere, il giochino di chi viene da fuori, si radica con progetti di ricerca e poi scappa. Non ci può stare questa cosa, ma anche chi è operativo sul territorio sappia che ha vincoli di radicamento. Obiettivi, occupazione e fiscalità. Credo che non servano commenti a riguardo. Questa slide serve per dire che noi vi diamo questo contributo perché voi facciate tanti, tanti, tanti soldi, facciate business. Il business non è il contributo, è il risultato di attività di ricerca e sviluppo della produzione e delle vendite. Tutte e tre sono critiche. Ultimamente la più critica sono le vendite e la produzione, ma soprattutto le vendite e l'incasso per tantissimi di voi. Questo modello deve essere bene chiaro, non sta in piedi con il progetto di ricerca, con il contributo pubblico. Tutto questo non sta in piedi col contributo pubblico, sta in piedi con risorse proprie dell'azienda, con le risorse del sistema del credito. Il contributo pubblico segue. Time to market, dicevo prima, e lo ribadisco adesso, al termine del progetto vogliamo produzione di beni o servizi, il che significa, per essere molto chiari, che mentre sto facendo il progetto di ricerca non posso fregarmene della produzione e del mercato, devo andare in parallelo. E quindi a Michelini che fa il progetto di ricerca mette fuori 50.000 euro, qualcuno gli domanderà, sì ok, ma in questo anno che tu fai il progetto di ricerca, che cosa pensi di fare per il mercato e per la produzione? Non penserai mica di star lì a fare soltanto il ricercatore? Perché noi alla fine vogliamo fatturati. In azzurro sono costi. L'attività di ricerca ci ho messo un microscopio. In parallelo la produzione ci ho messo il rotellone. Sotto, capitale proprio e capitale di credito. Le banche sono fondamentali da questo punto di vista. I risorse, i mezzi propri sono fondamentali sotto questo punto di vista. Il cash flow arriva alla fine per la vendita dei prodotti. Guardate dov'è il contributo. È alla fine del progetto di ricerca. Non si sta in piedi con il contributo. Qualcuno si è fatto idee strane forse in passato. Adesso deve essere chiarissimo, il contributo dà una mano ad uscire da situazioni di tensione finanziaria. E guardate dove cade, cade proprio dove ci sono le rotelle, al termine del progetto di ricerca, dove noi vogliamo la produzione. Formalmente legato al progetto di ricerca, sostanzialmente finanzia produzione, perché è quella che conta, perché è da lì che esce il business, da lì escono le vendite, da lì esce il cash flow. Qualcuno mi dirà, ma posso chiedere l'anticipo del contributo con fideiussione bancaria? Ok, bravo. Hai sostituito cassa pubblica con disponibilità di credito private. Chiunque vive sul sistema del credito sa che quando chiede una garanzia bancaria le linee di credito gli vengono ridotte parallelamente, salvo che non viva su un altro pianeta. Quindi utilizzate il contributo per quello che è, non scambiatelo per la panacea di ogni problema. Regole chiare, situazioni chiare, di solito danno progetti sostenibili e vincenti sul mercato. Obblighi, sopra i 500.000 euro c'è un obbligo occupazionale di contributo, c'è un obbligo occupazionale di 3 anni. Non vi diciamo noi se il contributo è grande o è piccolo, vogliamo più o meno occupati. Vi diciamo, diteci che cos'è il business che tirate fuori da questa iniziativa, diteci quanti occupati avete e avrete al termine del progetto di ricerca, quelli prendiamo e quelli dovete mantenere per 3 anni di fila. Con un margine di oscillazione del 10%, che significa che se qualcuno si licenzia oppure va in pensione, insomma, c'è un turnover, non lo consideriamo un problema, però nel limite del 10% di variazione. Se è sopra vogliamo 4 anni di vincolo. Tutto questo è negoziabile, evidentemente, in procedura negoziale per progetti, particolarmente quelli elevati, sopra 1,5 milioni. 10%, gli occupati. Sono gli occupati iscritti al libro unico del personale con i contratti che vedete indicati. Attenzione, non vogliamo contratti spezzatino, i contratti a tempo determinato o a progetto li consideriamo comunque, anche se ci danno qualche problema, quelli a progetto nel calcolo, ma li vogliamo di durata almeno pari a 3 anni. La ragione credo che sia chiara a tutti. Obblighi finanziari, 15% di patrimonializzazione per tutti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che
L'ultimo bilancio approvato al termine del progetto di ricerca deve riportare un rapporto tra mezzi propri e totale attivo di bilancio pari al 15%. L'ultimo bilancio approvato al termine del progetto di ricerca, non quando presento la domanda. Quindi dovremo avere la presentazione di business plan coerenti rispetto a questo obiettivo, da mantenere per 3 anni. NewCo, non ci basta. Le NewCo, soprattutto quello che partono da zero, che caricano attività di ricerca e sviluppo per 1, 2 o 3 anni, sono sempre assettate di risorse finanziarie. Quindi vogliamo il 20% di patrimonializzazione, e sia in questo caso che in quell'altro consideriamo anche il residuo debito leasing nell'attivo di bilancio, e vogliamo un mutuo bancario. Vogliamo un mutuo bancario perché non le vogliamo a corto di ossigeno con aperture di credito a revoca. Vogliamo che questo progetto di ricerca, che deve essere legato ad un business vero e proprio, sia condiviso tra le risorse proprie dell'azienda e le risorse del sistema del credito. Il mutuo deve essere concesso entro 90 giorni dalla nostra concessione. Cosa vuol dire? Che se questa cosa viene progettata col sistema bancario, il sistema bancario comunque è tutelato dal fatto che la provincia ha valutato questo progetto di ricerca come scientificamente credibile e dal punto di vista del business sostenibile. Deve essere anche erogato in tempi che siano brevi, in modo tale che l'impresa abbia le risorse finanziarie per fare quello che ha previsto di fare. In assenza del mutuo ci va bene anche un 30% di patrimonializzazione o anche di più. Tenete presente peraltro che è soggetto a valutazione. Se questo business plan non è sostenibile, perché non ha senso, i costi che ci proponete non sono coerenti rispetto alle risorse finanziarie che prevedete e queste non sono credibili, diremo di no. Per le NewCo vogliamo anche una relazione annuale per capire che cosa fanno, perché nel passato c'era poca attenzione e vedevamo l'impresa in sede di istanza, in sede di concessione, poi la rivedevamo dopo 3 o 4 anni, non sapevamo cosa c'era in mezzo. Oggi abbiamo bisogno di ritorni occupazionali e finanziari immediati, forti, presenti sul territorio, e per questo abbiamo aumentato le relazioni con l'impresa. Centri di ricerca, questa è una situazione un po' a parte. Possono essere di grandi o medie imprese, vuol dire soggetti dedicati alla ricerca, che sono evidentemente controllati da holding o piuttosto che da soggetti che sono deputati alla produzione. Prima c'era soltanto la parte in basso, obbligo di esercitare un'attività produttiva con un'altra società dedicata alla produzione in provincia di Trento entro 5 anni dal termine del progetto di ricerca. Prima c'era con un investimento produttivo di 500.000 euro, oggi c'è 1 milione di euro. In alternativa c'è anche la prima ipotesi: vengo qui, faccio ricerca e vivo di ricerca, ma non della ricerca finanziata soltanto dalla provincia autonoma di Trento, ci sto per 10 anni, ogni anno faccio un'attività, diciamo, di rappresentazione delle mie attività in provincia di Trento a livello internazionale per rappresentare un po' di marketing, anche per il Trentino, che finanzia centri di ricerca che operano veramente, e do priorità alle assunzioni di soggetti che derivano dal sistema della ricerca trentino. Lo richiamava prima l'assessore, ci sono degli strumenti dedicati poi per favorire l'assunzione di ricercatori. Subenti, trasferimenti, la vita delle imprese, come sapete, è la più varia, va bene un po' tutto, vi seguiamo un po' dappertutto, se questo è coerente, ma non nel caso di affitti. Gli affitti li lasciamo a qualcun altro. C'è una norma transitoria che dice che le procedure automatiche precedentemente vigenti e che vanno a valorizzare le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nell'anno 2011 possono essere presentate fino al 30 di settembre di quest'anno, ma è un aspetto, diciamo, residuale. E passiamo adesso molto brevemente agli ultimi 2 interventi, assegnazione temporanea di ricercatori e assunzione di ricercatori. Che differenza c'è? Ci sono 2 articoli di legge, il 19 che c'è dall'origine e il 19, cioè vuol dire dal 2000, e il 19 bis che invece c'è dall'anno scorso. L'assegnazione temporanea significa che io trovo come impresa un ricercatore che lavora all'Università di Trento, all'FBK o all'MIT di Boston, ditemi voi dove lo trovate questo ricercatore, e questo viene in azienda a lavorare da voi per un periodo massimo di 24 mesi. Il ricercatore resta sempre dipendente dell'organismo di ricerca, ma voi lo pagate, ma non pagate lui, pagate l'organismo di ricerca, praticamente ve lo dà in affitto se volete. Noi vi finanziamo questo costo.
Con l'assunzione, il 19 bis invece vi assumete proprio una risorsa, quindi proprio il ricercatore fa il salto della quaglia, esce diciamo dal comparto pubblico o parapubblico ed entra nell'impresa. Allora, nell'assunzione temporanea la massima nell'assegnazione temporanea la massima durata è 24 mesi, per l'assunzione minimo deve essere 24 mesi con qualunque tipo di contratto, ma può essere anche a tempo indeterminato. Noi valorizziamo una spesa fino a 5 anni. Percentuale di intervento? Nell'articolo 19, quindi assegnazione temporanea, abbiamo queste percentuali qua. 50% e 40% per la media impresa, e queste sono ai sensi del regolamento 800, quindi non c'è limite su questo, potete farne una all'anno e per spese senza il limite del de minimis. Il de minimis lo usiamo per la grande impresa perché il regolamento 800 non disciplina questo tipo di interventi per le grandi imprese. Quindi vuol dire che la grande impresa usa quel plafond di 200.000 euro che richiamavo prima. Per quanto riguarda l'assunzione invece le percentuali sono anche più alte, però sono tutte in de minimis perché non sono investimenti questi e non sono, come dire, interventi disciplinati dal regolamento 800 di esenzione. Tempo indeterminato, le percentuali sono le più alte. Cosa vuol dire che teniamo conto di 5 anni? Vuol dire che se un ricercatore mi costa 50.000 euro, e non è un costo che mi si dice sia proprio fuori di testa o fuori di mercato, posso presentare una domanda, se lo assumo a tempo indeterminato con un contratto a progetto a 5 anni, di 250.000 euro e la provincia mi interviene con queste percentuali qua. Praticamente paga la metà del costo. Erogazioni. L'assegnazione, per l'assegnazione del ricercatore paghiamo alla fine, per il resto invece paghiamo o alla fine o anticipato, se volete, con garanzia bancaria, oppure annualmente, quindi una misura molto molto più favorevole. Le procedure, è valutativa, quindi diamo un'occhiata al tipo di attività che fate fare a questo soggetto e perché ci chiedete questo tipo di contributo. Informatizzazione totale, domande online e rapporti con la pubblica amministrazione sempre online. E io vi ringrazio per l'attenzione sperando di non avervi tediato eccessivamente. Se ci fosse qualche domanda abbiamo anche un microfono, io resto disponibile. Questa è l'ultima delle uscite previste per le imprese. Mi hanno anche coinvolto in un webinar che trovate sul sito di Trentino Sviluppo e anche dell'agenzia, se volete darci un'occhiata. Ho cercato di spiegare un po' queste cose.